Buongiorno dal TG Med, la cronaca in primo piano con un'operazione dei carabinieri di Gela in provincia di Caltanissetta che nella notte hanno arrestato 20 persone sgominando una banda accusata di rapine e furti. Del gruppo di malviventi fanno parte anche 6 minorenni. Secondo le indagini, tra l'ottobre del 2012 e il marzo di quest'anno, la banda avrebbe compiuto oltre 30 furti in appartamento, 2 rapine e un centinaio di episodi di spaccio di stupefacenti. Di particolare efferatezza la rapina del gennaio scorso ai danni di una pensionata. L'anziana venne legata e picchiata a turno dai malviventi per tutta la notte fino a che non rivelò il posto in cui nascondeva denaro e gioielli. L'operazione è stata denominata Golden Boy. L'obiettivo principale della banda infatti era quello di rubare oro da rivendere poi ai negozi specializzati della città. Per questo motivo alcuni commercianti sono stati iscritti nel registro degli indagati. E veniamo all'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di 15 persone nell'ambito di indagini su truffe all'interno dell'assessorato alla formazione, un assessorato che pagava 2 volte i suoi fornitori. La prima volta i soldi finivano nelle tasche di impiegati e funzionari infedeli, mentre soltanto la seconda volta, dopo i solleciti, arrivavano alle aziende che dovevano fornire i beni e i servizi. In pochi mesi alcuni dipendenti dell'assessorato alla formazione si erano spartiti i soldi pubblici per 500.000 euro. E un sistema praticamente perfetto che avrebbe funzionato fino a quando ai carabinieri non è arrivata una denuncia. La Guardia di Finanza sta eseguendo a Roma e in diverse altre città d'Italia sequestri per circa 50 milioni di euro. I provvedimenti sono scattati nell'ambito delle indagini derivate dal suicidio di un broker, Giovanni Paganini Morana, titolare di una società di intermediazione immobiliare che si è tolto la vita lo scorso 7 settembre nella capitale. Perquisizioni sono in corso in queste ore in diverse città di tutta Italia. Sta indagando la Procura di Catania sull'incidente di ieri avvenuto nella stazione ferroviaria di Mascali nel Catanese, dove una giovane 19enne, Elisabetta Malaponte, è morta travolta da un treno. La giovane era scesa da un convoglio locale appena giunto nel capoluogo etneo e invece di attraversare sulla zona autorizzata ha preferito tagliare passando sui binari. Il rumore della motrice accesa le ha probabilmente impedito di accorgersi del treno che stava arrivando, un intercity che veniva dalla direzione opposta, pare a velocità non sostenuta. La ragazza è morta sul colpo e appunto la procura ha aperto un'inchiesta. Il giornalista dell'Espresso Lirio Abate sarebbe oggetto di minacce da parte di esponenti della criminalità organizzata attiva a Roma, in particolare esponenti del clan dei Casalesi e della Camorra. Ne parla oggi il Fatto Quotidiano, citando le dichiarazioni di un anonimo e le indagini in corso da parte della squadra mobile di Roma. Lirio Abate, stia attento, dice questa minaccia, c'è gente che spara. Le minacce sarebbero da riferire ad una inchiesta che l'Espresso pubblicò nel dicembre del 2012, un articolo firmato da Lirio Abate dal titolo I quattro re di Roma. L'inchiesta forniva una mappa aggiornata con tanto di nomi, cognomi e sfere di influenza riguardo al crimine romano e puntava il faro su personaggi di rilievo dei clan, ma ancora a piede libero. Per il momento è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, l'informazione torna più tardi, arrivederci.